Benvenuti, oggi abbiamo l'occasione di fare una riflessione, una tavola rotonda sulla proposta di legge sulle comunità intenzionali. E per cui vado a presentare molto velocemente le persone che vedete sedute qui davanti. Per cui dalla mia destra abbiamo Ludovica Govean del co-housing numero 0 di Torino, in rappresentanza della rete italiana dei co-housing. Dopo abbiamo Alfredo di Rive, poi abbiamo, io sono Andrea di Rive, anch'io. Poi abbiamo Coboldo per il Conacreis, presidente Conacreis, e poi abbiamo Mirko Busto che è deputato 5 Stelle, che è il colui che ci viene a parlare appunto di questa proposta di legge. Per cui direi che velocemente possiamo intanto andare a capire che cosa c'è prima di quest'oggi, no? Prima di arrivare a questa proposta di legge, che cosa c'è stato, qual è stato l'iter che da parecchi anni ci ha portato a più riprese come movimento, come rete degli ecovillaggi, comunque a riflettere assieme a degli interlocutori politici sulla possibilità che da parte dello Stato le comunità intenzionali possano essere riconosciute in qualche modo. Per cui su questa cosa chiedo a Coboldo prima e poi ad Alfredo, se vuole integrare, di farci una panoramica su quello che è accaduto appunto fino ad oggi, fino a questo momento. Tu vuoi che racconto una storia? Allora, raccontiamo una storia. Fine 98, quindi il secolo scorso, ci incontriamo, c'è l'idea di creare una rete degli ecovillaggi, ancora l'idea. Nasce l'idea di mettere insieme le esperienze associative e di avere un dialogo con lo Stato. Prima discussione, lo vogliamo avere il dialogo con lo Stato? Mario degli Elfi direbbe no, per esempio, no? All'epoca c'è stata questa, a parte le battute, ma come sai, ti ricordi, ne abbiamo parlato molte volte, ha senso sì, ha senso no. Perché avere un dialogo con lo Stato che, apro parentesi, molti di noi non apprezzano, alcuni di noi fuggono, altri lo vorrebbero bruciare e così via, no? Veniamo da questo mondo, è inutile che ci giriamo intorno. L'idea di dialogare con lo Stato quindi arriva perché vogliamo affermare un principio: noi esistiamo, ci spiace per voi, noi esistiamo, se esistiamo dialoghiamo con voi e vi chiediamo delle cose, e ci vuole una reciprocità. Perché vi chiediamo delle cose? E io, scusate, sono qui da tanto tempo e uso sempre lo stesso esempio, ma perché continua a mettermi un piccolo brivido nella schiena. All'epoca c'erano gli amici di Cisternino, di un gruppo di Babagì, che voleva costruire il Tempio del Sole. Sti fanatici volevano creare la pagodina, quella classica, sapete, quella tutta aperta col pavimento di legno, per farci il saluto al sole al mattino e la meditazione. Scandaloso, no? Direi una cosa fuori, che non esiste. Che cosa fanno? È sovversiva abbastanza, no? Vanno in comune e dicono: oh, vogliamo costruire il nostro Tempio del Sole. Che? Non si può, non siete una religione riconosciuta. Ma siccome siamo tutti italiani, qui no, eravamo tutti italiani all'epoca, insomma, sapete che in Italia, lo dico per chi non è italiano, la soluzione si trova sempre, il comune la trovò, in Puglia poi capirai, ma un po' di fantasia. Cioè, diceva: ma voi fateci la richiesta come legnaia. Noi vi facciamo fare come quello che volete. Quindi gli amici di Cisternino costruirono una legnaia che era la loro pagodina, quella che volevano fare. Da lì nacque questa riflessione. Adesso faccio questo esempio perché continua a piacermi. È vero, da un certo punto di vista potremmo dire: ma chi se ne frega, l'importante è che io abbia la mia pagodina, giusto? Ma da un altro punto di vista l'importante, il principio qual è? Oh, posso dire che esisto e faccio meditazione in quello che voglio chiamare Tempio del Sole o no? Perché se non lo posso fare abbiamo un problema. Cioè, non posso dire chi sono, non posso dire cosa faccio, e tu che sei l'autorità soprattutto non mi riconosci, cioè non mi dà la dignità della mia esperienza. Chiuso l'esempio, sennò qui avanti però ci sono tanti altri esempi. Da allora nacque questa riflessione, provammo a metterci insieme associazioni, gruppi, comunità, i primi ecovillaggi e quant'altro, trovammo, lo dico come memoria storica, un parlamentare sensibile e molto intelligente, che è Luigi Manconi, che all'epoca è una persona degnissima, serissima, molto sensibile, che disse: vabbè ragazzi, se volete venire a Roma vi trovo una saletta e non spendete nulla. Questa cosa ci piacque tantissimo, perché insomma nessuno poi c'era soldi, già andare a Roma costava. Da lì nacque questa storia, Conacreis nasce da lì,
nasce da chi ha voluto stare insieme e abbiamo perso, Mario se lo ricorderà, ma anche Alfredo, abbiamo perso per strada quei gruppi o quelle associazioni che dicevano se c'è quello noi non veniamo. Ne abbiamo visti tanti che hanno fatto questo ragionamento, peccato che per noi contava stare insieme nelle nostre differenze. Discussione, che cos'è? Diversità o differenza? Ma chi se ne importa? L'importante è che alla fine ognuno ha la sua storia e merita l'amicizia e il rispetto degli altri. Quindi insieme vuole dire quello. E chi non voleva stare insieme perché escludeva il fatto che ci fossero quelli, bene, no? Si è selezionata questa storia. Quindi con la crisi nasce da quello. Una delle prime cose che diciamo già nella fine 98 è: per dialogare con lo Stato serve però una legge. Ulteriore discussione, come ancora oggi questa discussione si fa, siamo sicuri che una legge va bene, perché se c'è una legge ci inquadrano quelli, poi ci pigliano perché insomma ne approfittano. Allora guardate, la legge è il modo intanto per riflettere su noi stessi e su quello che ci può servire, per trovare dei punti che poi commenteremo di sicuro di connessione, sapendo che alcuni punti non ci troveranno d'accordo, è inevitabile, ma l'ulteriore domanda è: preferiamo il testo perfetto, che non avremo mai ovviamente, oppure preferiamo un testo che con alcuni punti che un po' ci fanno venire insomma i brividi, però l'importante è procedere e andare avanti. Lo abbiamo fatto, siamo arrivati a discutere con il governo. Guerrino Di Bagnaia se lo ricorda, perché veniva lui alle riunioni e facevamo tutti questi incontri una volta al mese a Roma, dialogavamo con tutti, arrivavamo a spiegare chi eravamo, cosa volevamo, cadeva il governo, cambiava il governo, ricominciavamo da capo. L'abbiamo fatto cinque volte, perché la presidente di Conacreis, che oggi sta altrove e sono sicuro si diverte molto di più dove lei, cioè è morta alcuni anni fa, la presidente Lucia D'Arbitrio, una donna eccezionale, che non c'entrava col nostro mondo, ma si era presa a cuore questa storia e la portava avanti e andava piantonava il Parlamento, era un'ossessione per tutti, arrivava lì, non li mollava più finché non le davano una risposta, che è l'unico modo per dialogare con lo Stato ancora oggi, come lei ben saprà, con lo Stato nel senso delle istituzioni. Insomma, per farla breve, siamo arrivati a dialogare, siamo arrivati a esistere come, almeno come associazioni di promozione sociale, siamo arrivati a definire, raccontandoci con la Rive, con le altre comunità, con Acresi sui soci, siamo arrivati a dirci vabbè, c'è un testo di legge che poi Mirko ha ripreso e ripresentato, con alcuni punti che possono non piacere. Personalmente, visto che ci sono dentro dal primo giorno, continuo a vedere poco bene l'idea che il riferimento sia il Ministero degli Interni, ma d'altra parte questa è una mia particolare esperienza di vita. Io col Ministero degli Interni cercherei di stare lontano, per mia storia personale. Però guardate, non è importante, ognuno ha i suoi trip, io gioco questo. Più stiamo lontani e meglio sto personalmente, però anche qui davvero non esiste il testo perfetto, dobbiamo partire, dobbiamo affermare qualcosa e piuttosto modificarlo strada facendo. Questa è un po' la strategia incredibile, strategia che ci siamo detti negli anni, perché se ci fermiamo sui punti specifici che non ci piacciono siamo di nuovo da facciamo no, la tela di Penelope, facciamo di giorno e diciamo di no. Ecco, questa è un po' la storia, è un po' confusa, avrei 3.000 aneddoti bellissimi da raccontare, non lo farò, non depongono a favore dello Stato e quindi noi siamo per il pensiero positivo, quindi pensiamo solo alle cose che possono andare bene e le altre le lasciamo lì, ma non ce le dimentichiamo. Allora, grazie mille Coboldo. Infatti Alfredo, stavo appunto dandoti il microfono, se vuoi integrare tu con quello che hai visto anche lato Rive. Allora, noi siamo delle comunità intenzionali che hanno una serie di problemi. Innanzitutto siamo dei
gruppi di persone che hanno la medesima intenzione, e cioè la necessità di costruire una realtà che è basata su posizioni ideali, valori che mettono insieme il gruppo. Questo è riconosciuto alle istituzioni religiose, non è riconosciuto alle istituzioni laiche. Vale a dire che noi dobbiamo inventarci di essere una associazione onlus o una PS, di essere una cooperativa, in qualche caso entrambe le cose. Dobbiamo inventarci di essere dei nuclei familiari che risiedono all'interno del medesimo numero civico, per cui per esempio noi alla Comune di Bagnaia, quando dobbiamo accogliere un'altra persona, dobbiamo praticamente tutti i nuclei familiari, esattamente 9, devono dichiarare che non c'è nessun tipo di rapporto con la persona che entra, e questo determina una fatica anche di carattere burocratico aggiuntiva, oltre a presentare i nostri documenti e compagnia bella. Abbiamo il problema per esempio di poter costruire, perché è prevista semplicemente la costruzione legata per esempio ai nuclei familiari o industriali. Ma voi cosa siete? Una cooperativa. Ah, allora forse come cooperativa qualche annesso lo potete fare, ma siamo un'associazione. Ah no, caspita, l'associazione, scusate, voi mica lo potete fare. Allora il problema è che noi abbiamo delle realtà, per esempio la necessità di realizzare delle strutture di comunità e non modificare un appartamento, sistemare, che non sono previste dai regolamenti edilizi, non sono previste dai piani strutturali, e di conseguenza devono essere regolate a livello nazionale da parte di una legge. Se noi andiamo a lavorare all'interno di della nostra stessa comunità, io faccio il professore ma di tanto in tanto mi capita di dover andare in stalla, poniamo il caso che in quel momento capita proprio un ispettore del lavoro e dice: ma lei cosa ci sta a fare qua? Ma è il posto dove vivo? E che c'entra? Insegno le mucche, appunto. Quindi c'è tutta una serie di problematiche, che una legge deve tendere, non dico che da sola le risolve, ma deve tendere a risolvere. E sono delle problematiche, noi non diciamo che non vogliamo, tra virgolette, che non vogliamo ci sia anche una qualche forma di controllo. Faccio un esempio molto semplice. È chiaro che se una legge dispone, per esempio, che le realtà comunitarie sono costituite come aree speciali, così come prevede questa legge, può infilare il tipo, il pinco pallino qualsiasi, che c'entra molto poco con le comunità intenzionali, che vuole fare una bella speculazione edilizia. Okay? Quindi ci sono delle problematiche strettamente collegate che vanno naturalmente risolte. Ovviamente il tutto viene risolto attraverso e questo è l'unico vincolo, attraverso la costituzione di un registro nazionale delle comunità intenzionali, e vi è ovviamente tutta una serie di condizioni per poter accedere a questo registro. Esattamente come succede per quanto riguarda le associazioni in questo momento, in modo particolare le APS, o per quanto riguarda le associazioni ONLUS, con la sola differenza, e non è una cosa da poco, che in un qualche modo le attività che possono svolgersi nella comunità sono legalmente riconosciute, con la sola differenza, e non è una cosa da poco, che cambia il regime di carattere fiscale, con una sola differenza, e non è una cosa da poco, che possiamo realizzare tutta una serie di costruzioni che sono ovviamente pattuite con gli enti locali, che sono favorevoli allo sviluppo della comunità in quanto tale, proprio perché la comunità è riconosciuta in quanto tale. E poi vi è un elemento fondamentale, chiave, molto semplice, che magari in alcune comunità è stato supplito in altro modo, ma che dal punto di vista legale in qualche modo, anzi non è per nulla previsto. Poniamo il caso, due persone separate, uno sta nella comunità, l'altro sta fuori. Sulla base della legge, qualora la persona che è interno alla comunità stesse male, magari accompagnato con un'altra persona, sulla base della legge deve intervenire la ex moglie o l'ex marito, no, che si colloca all'esterno. Di conseguenza cosa succede? Che la comunità viene
esclusa dalla partecipazione, e questo riguarda anche il diritto ereditario e tutto quanto, cioè tutto ciò che pertiene al diritto di famiglia, per cui noi chiediamo che la comunità nel suo insieme sia costituita e si costituisca come un soggetto giuridico paritario rispetto alla condizione della famiglia, in modo che i rapporti che si vengono a stabilire sono rapporti fra individui, ma è la comunità nel suo insieme che ne risponde. Questo è il punto chiave che naturalmente tende anche a rafforzare la realtà delle comunità e risolvere tutta una serie di problematiche che molti vivono in maniera piuttosto amara. Grazie. Grazie a te, Alfredo. Effettivamente spesso negli uffici tecnici a livello comunale, quando ci vedono arrivare come comunità e poniamo loro dei quesiti, si mettono un po' le mani nei capelli, perché da una parte hanno voglia di aiutarci, dall'altra gli poniamo sempre dei casi che non hanno affrontato o che non sanno come affrontare, perché siamo una realtà peculiare. Forse già come inizia questa proposta di legge, dove l'articolo 1 dice: la Repubblica riconosce il valore civile e la funzione di utilità sociale delle organizzazioni comunitarie e sociali disciplinate dalla presente legge e dominate comunità intenzionali. Beh, già questo riconoscimento di valore potrebbe aprire molte porte, poi ovviamente la vedremo un attimo meglio nel dettaglio. Allora, prima di lasciarti la parola, Mirko, che magari ci puoi illustrare un po' più nel dettaglio quali sono i contenuti, chiederei anche a Ludovica, per quanto riguarda l'aspetto dei co-housing della rete italiana, di dirci un po' quali criticità incontrate voi nel rapporto con gli enti locali. Il microfono va su e giù, adesso vediamo se funziona. Grazie. Bellissimo confrontarsi su temi comuni, anche se ci sono, diciamo, delle differenze magari tra co-housing e co-villaggi, ci sono sicuramente. A volte è difficile anche invece tracciare dei confini netti, ma sicuramente siamo gemelli, siamo, non so, cugini, no? Per cui è nata anche una rete italiana co-housing proprio grazie anche all'aiuto di Francesca, parallelamente alla, cioè non parallelamente perché non siamo arrivati molto dopo, però appunto usufruendo dell'esperienza anche della Rive, che ne ha un bel po'. Il co-housing è una cosa di cui si sente parlare negli ultimi anni e spesso non si capisce neanche bene che cos'è. Io non so se devo fare una piccola spiegazione o tutti qua avete... Sì. Allora, il co-housing in realtà, poi mi dispiace usare termine inglese, ho scritto anche anni fa un articolo su Terra Nuova in merito anche a questa cosa, però non c'è in effetti una parola che traduca il termine co-housing con la stessa ampiezza di significato, nel senso che non è una convivenza, non è una comune, non è una coabitazione, è un po' tutte queste cose insieme, quindi non abbiamo trovato una parola italiana che equivalga. Poi noi in Italia abbiamo una tendenza un po' a prendere i termini stranieri e utilizzarli pari pari, però sostanzialmente significa che ci sono vari nuclei o insomma, persone che partecipano a un progetto dove ognuno, ogni nucleo, anche singolo, ha uno spazio individuale, privato, sacro, inviolabile. Poi ci sono degli spazi comuni, dei servizi comuni, sicuramente non anche un'ampiezza di spazi, perché normalmente il co-housing è in città, l'ecovillaggio invece è più fuori città, quindi legate all'ecovillaggio ci sono più attività agricole, mentre legate al co-housing magari ci sono più attività di altro tipo, gli spazi urbani sono chiaramente diversi, noi ci siamo ritagliati un piccolo giardino ed è già un miracolo, mettiamo le piantine, lo facciamo l'orto in dei vasconi sul terrazzo, per dire. Però un po' le differenze sono un po' queste, e l'housing sociale è ancora un'altra cosa, che anche qui si fa una gran confusione. Il co-housing è più una cosa di iniziativa privata, mentre l'housing sociale normalmente è una cosa di iniziativa pubblica, perché quindi va a comprendere persone che hanno dei disagi abitativi o comunque certe caratteristiche di reddito, di lavoro, di vita, per cui diciamo noi che non apparteniamo a questo tipo di categorie dobbiamo agire diversamente. Esattamente come è successo a voi,
abbiamo sempre avuto grande interesse da parte delle istituzioni, degli enti pubblici, quando andavamo a bussare le varie porte, e dall'altra molta perplessità, perché non si sapeva mai come incasellarci, no? Anche proprio come, con le forme giuridiche esistenti, come diceva anche Alfredo. Ci sono alcuni che sono, alcuni gruppi sono, si sono formati, hanno costituito un'associazione, altri hanno costituito una cooperativa, altri non hanno costituito proprio niente, e quindi la cosa, e anche perché non si sa bene, no? Uno dice vabbè, tentiamo di capire qual è la cosa migliore, però poi ad esempio nel nostro caso abbiamo fondato un'associazione nel 2007 ampia di tutte le persone interessate al tema del co-housing, quindi allo sviluppo e alla promozione di progetti di co-housing. Poi su un progetto specifico, che è quello di Porta Palazzo, abbiamo costituito una cooperativa per quel progetto lì, che prevedeva l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile appunto a Porta Palazzo a Torino. Ma anche lì, come cooperativa, eravamo una cooperativa anomala. Insomma, in ogni passaggio c'era sempre una difficoltà di burocratica di capire come incasellarci in quelle che sono le forme esistenti, che non prevedono forse ancora, non hanno ancora considerato forme diverse da quelle che finora sono state utilizzate. Quindi la storia in parte è analoga, poi ci teniamo in contatto e ci scambiamo informazioni. Francesca è sempre molto disponibile in questo, e anche come Rete Italiana Co-Housing abbiamo proprio questa volontà di mettere a patrimonio comune tutto quello che si scopre piano piano, no? Per cui se chi ha avuto l'accordo col comune, ad esempio c'è stato Vimercate, che è un comune della Brianza, che ha avuto un sindaco illuminato, ammirato da tutti noi, che ha fatto un bando su misura per questo gruppo che chiedeva una serie di cose, per cui hanno insieme studiato un bando che potesse funzionare. Una cosa analoga è successa a Bologna, a San Lazzaro di Saveno, dove anche è stato fatto un bando, forse un po' meno dettagliato, per lasciare poi al gruppo più libertà, però sono come dire, esempi isolati di gruppi che fortunatamente hanno riscontrato non solo l'ascolto, ma anche la disponibilità delle amministrazioni ad agevolare, a dare degli strumenti, a incentivare questo tipo di progetti, che noi possiamo prendere, dire, andare al Comune di Torino, guardate che a Vimercate hanno fatto così, guardate che a San Lazzaro di Saveno hanno fatto così. Però se fosse una cosa un po' più definita, chiaramente sarebbe un vantaggio per tutti, perché ci si rifà qualcosa che c'è, perché finora ci rifacciamo appunto a esempi, a buone prassi, a quello che c'è, che non è in qualche modo incasellabile o regolamentato dall'ordinamento giuridico. Questa è, brevemente, non voglio prendere troppo spazio all'esperienza, però vedo che insomma le difficoltà sono state le stesse per tutti. Allora, grazie Ludovica. Abbiamo visto che le realtà delle comunità intenzionali, che siano in covillaggio o co-housing, più storiche, più recenti, ci sono in Italia, l'esigenza c'è. C'è anche buona volontà da parte di parecchie amministrazioni locali che tentano di muoversi. Certo, una legge nazionale aiuterebbe di molto, per cui lasciamo a Mirko illustrarci che differenza potrebbe portarci e quali sono i contenuti di questa proposta di legge. Grazie. Io la prenderò un po' larga e comincio dicendo, prima di tutto, voi giustamente diceva Cavolto, potete avere un interesse sul fatto che venga riconosciuto o no? E dall'altra parte c'è da rispondere un'altra domanda: lo Stato ha interesse verso questo tipo di fenomeno che sta avvenendo? Sono due domande a cui bisogna dare due risposte. Allora, cominciamo da quella che, diciamo, in questo momento mi è propria, perché adesso oggi parla di Stato, politico, ok, giustamente io 3 anni fa facevo tutt'altro, noi siamo cittadini che ci facciamo un percorso limitato nel tempo, dove facciamo un servizio civile, e in questo servizio civile cosa facciamo? Portiamo anche le nostre sensibilità, il nostro percorso personale, quindi tu
per esempio nella fattispecie io mi sono avvicinato a loro, diciamo, con la Cresa Arrive, chiedendoli voglio fare qualcosa per gli ecovillaggi, perché è una cosa che mi interessa, è un tema che sento caro e vorrei spiegare perché lo sento caro e perché mi interessa. E ha a che fare con il mio percorso personale, ovviamente. Io ho una mamma sarda che è nata e cresciuta in un piccolo paesino. Io ho passato, diciamo, un po' della mia vita in una città e in una parte, insomma, in questo piccolo paesino, dove ho visto quello che non si vede più nella città, un po' più di senso di comunità, delle persone che trovano degli spazi comuni, delle persone che si conoscono, che si aiutano, che lavorano assieme. E quindi ho visto su questo doppio binario. Noi come diciamo, forza politica, diciamo così, come progetto di società italiana, abbiamo parlato di senso di comunità, ne abbiamo parlato tanto perché è uno, secondo noi, se certamente secondo voi, se non avreste fatto questa scelta, c'è una grave mancanza di c'è una grave atomizzazione, disgregazione della società, e questo comporta tante cose che ti portano poi a cercare altro, a cercare nuove forme diverse di aggregazione, di socialità. Però voglio fare un'analisi anche di un altro tipo. E qual è la direzione che noi dobbiamo prendere come popolo, come Stato, come nazione? Qual è il futuro dell'aggregazione sociale umana? È una cosa un po' ambiziosa, se volete, no? Però io, siccome vengo dalla ricerca nella sostenibilità ambientale, ho cominciato a pormi questo problema studiando appunto quello che sta succedendo su questo pianeta, le risorse, la finitezza delle risorse planetarie, il fatto che ci sono dei fenomeni globali difficili da combattere, diciamo da affrontare, se non mettendo in discussione alla radice un sistema di socialità, un sistema economico, un sistema anche politico. E allora c'è una cosa che particolarmente mi ha colpito e mi ha fatto capire che la direzione deve essere per forza questa qua, cioè la direzione deve essere per forza trovare nuove forme di aggregazione che portano nuclei di persone a ritrovare una modalità di produrre, una modalità di vivere, di socializzare differente, che va nella direzione che molti di voi hanno intrapreso. È una questione, ve la dico, di risorse planetarie. Il fosforo, avete mai sentito parlare del fosforo? A me piace parlare di questa cosa del fosforo. Il fosforo è un fertilizzante che viene utilizzato nell'agricoltura, nell'agricoltura intensiva, ed è un principio, diciamo, che è un elemento naturale che è presente nella sua forma minerale in maniera limitata. Tanto che secondo alcune stime entro il 2070 entrerà in picco. Voi sapete, c'è il picco del petrolio, c'è il picco, insomma, una serie di risorse che stiamo utilizzando in maniera insensata, che stiamo consumando. Il fosforo è una cosa affascinante dal mio punto di vista, non so, poi magari ditemi se lo è anche dal vostro punto di vista, perché è legata al concetto di produzione alimentare. Noi abbiamo potuto creare una società strutturata nella maniera tradizionale che conosciamo oggi, cioè grandi città e bacini produttivi diffusi e lontani dalle città, e con produzione intensiva, grazie al fatto che c'è stata una ampia disponibilità di risorse minerali, tra cui il fosforo. E se voi guardate, c'è un grafico che si trova sulla rete, fino al 1900 si è usato il fosforo organico, che significa chiudere i cicli dei nutrienti localmente. Vuol dire prendere gli scarti produttivi, prendere gli scarti umani, a volte anche animali, reintrodurli localmente nel ciclo produttivo. La popolazione è stata fino a 1 miliardo, fino all'inizio del Novecento. Abbiamo cominciato con la cosiddetta rivoluzione verde a utilizzare il fosforo minerale, quindi scavare la roccia, scavare le miniere per cercare una fonte, diciamo, di fosforo minerale fossile, perché ci mette milioni di anni a rifinire in quelle miniere, rifinire in questi giacimenti di lunga permanenza. La popolazione è salita a 7 miliardi e abbiamo prodotto tantissimo. Sembra una cosa un po' fuori dal mondo, è detta così, me ne rendo conto. Però oggi noi abbiamo gli studi internazionali che ci dicono al 2050-2070 il fosforo va in picco e da lì in poi costerà sempre di più, sarà sempre più difficile da trovare. Questo è un elemento, insieme a tanti altri, che mi fanno pensare che dovremmo cambiare il modo in cui produciamo il cibo, produrre il cibo vicino a dove consumiamo. E questo è uno degli elementi, insieme a tanti altri, riguardo il fatto della disgregazione della società, che mi fa pensare
che la direzione da seguire è questa. E per questo io guardo con molto interesse questo fenomeno del co-house e degli ecovillaggi, perché sono laboratori di ricostruzione di una modalità alternativa. Io li guardo con l'interesse scientifico, prendetemi questo termine, no? Io oggi non ho mai vissuto in una comunità, ho avuto questa esperienza da piccolo, però non ho mai avuto questa, diciamo, esperienza. Quindi voi avete da raccontarmi, c'è qua un plico per prendere appunti, per sapere se la proposta vi interessa, se vi piace, come può essere migliorata, quali sono le vostre difficoltà, come ho detto prima. Io ho già incontrato, diciamo, alcuni di voi per sapere qual era la difficoltà e per sapere come poter trovare una soluzione. Però quello che volevo dire è che, appunto, credo che sia un interessantissimo laboratorio di nuove forme di aggregazione, nuove forme di democrazia, sistemi decisionali che possano ricondurre a voglio dire, una sovranità, a una capacità di prendere decisioni in maniera locale. Noi parliamo di democrazia diretta. La democrazia diretta è un casino. Se tu hai delle persone che non sono consapevoli, non sono informate, non sono in grado di informarsi, è un disastro. Io ho preso questa proposta di legge, l'ho messa sull'ex. Abbiamo questo strumento, diciamo, di partecipazione dei cittadini, dove possono emendarla, fare dei commenti. Ora, questa proposta l'ho messa da poco. Se avete la possibilità vi invito ad andare a emendarla, insomma, poi sono qua, prendo anche nota direttamente, però se volete potete farlo anche direttamente sullo strumento. Però quello che vi voglio dire è che il 95% dei commenti che io ho visto sulle proposte che ho messo in passato sono commenti di persone che non hanno capito quello che hanno letto e non sanno come interagirci. Cioè c'è una mancanza di informazione, una mancanza di conoscenza, a volte anche colpa dei legislatori, perché leggi questa proposta di legge sono un delirio, al comma 4 riprende l'articolo 5, non ci capisci nulla, e questo è vero. Però d'altra parte noi cerchiamo di scriverle più semplici possibili, però a volte comunque qualche volta bisogna essere, insomma, si può fare uno sforzo ulteriore. Però c'è una mancanza di conoscenza, c'è una mancanza di consapevolezza di come funzionano le cose, di informazione che rende difficile trattare di certi temi, come per esempio questo. Quindi quello che voglio dire è che il vostro percorso, il percorso che si porta avanti nelle comunità, è particolarmente interessante da tanti punti di vista. Processi decisionali condivisi, strumenti applicati ai processi decisionali condivisi, che si possono mutuare. Voi, il Movimento 5 Stelle, ha tanti gruppi locali dove si cerca di fare questo processo e a volte non ci si riesce perché le persone non hanno gli strumenti per portarli avanti e si va a maggioranza si litiga, si creano le fratture, le persone trovano sempre punti di separazione. La politica poi è il campo delle grandi ideologie e togliere di mezzo, diciamo così, questi grandi muri tra le persone, che spesso diventano grandi muri tra le persone, non è una cosa facile, ha bisogno di un percorso. E quindi anche nei nostri piccoli gruppi quello che vediamo è separazione, è litigi, vediamo grande difficoltà. Quindi sapere che ci sono delle persone che stanno sperimentando degli strumenti alternativi e poterli, voglio dire, copiare, mutuare, per me è molto importante. Ma questo ovviamente si unisce agli stili di vita sostenibili. Come dicevo prima, sperimentare autoproduzione alimentare, sovranità alimentare il più possibile, forme di socialità, sono cose che dal mio punto di vista noi dovremo piano piano cercare di riproporre alla società. E questo secondo me è una cosa che rende interessante, potrebbe essere interessante anche dal vostro punto di vista, cioè nel senso, l'ecovillaggio può essere, perdonatemi, una fuga, no? Io vado, mi ritiro, mi creo una società alternativa che mi rappresenti, perché quella che c'è non mi rappresenta, no? Sono d'accordo con voi, non rappresenta neanche me, ok? Oppure, però può essere una separazione che difficilmente crea uno scambio, un ritorno, oppure può essere, come spesso è, un percorso di arricchimento della società, un percorso di arricchimento che dà anche la possibilità alla società di capire. E questa è una cosa complicata, perché alle volte ti rendi conto, io nella mia attività legislativa di questi 3 anni ho trattato spesso temi difficili e vedi che devi imparare a comunicare, perché se no quello che crei è di nuovo separazione.
perché ci sono idee seminate nella testa delle persone, seminate a volte per difesa personale, a volte seminate da una informazione di massa disfunzionale, da tante cose, interessi particolari. Adesso non potrei raccontarvi tanti casi, e noi abbiamo, almeno io mi sento, la responsabilità di trovare il modo di seminare idee, seminare una visione di mondo diversa. E quindi questo mi porta alla necessità di cambiare me stesso per cambiare il mondo, come diceva qualcuno, no? Ben più illustre di me. Quindi cambiare anche il modo in cui cerchi di comunicare e intraprendere. Vi ho fatto questa lunga introduzione, e adesso prendo in mano la proposta di legge. 2 anni e mezzo fa io ho cominciato a telefonare con Acrei, facciamo una proposta di legge. All'inizio mi guardavano un po' storto, insomma, un altro politico che rompe le scatole, vuole fare la proposta, tanto non la portano avanti, questo non mi riconosce. Tanto non la portano avanti, ed è vero, perché oggi ve lo dico, questa proposta di legge oggi non va avanti. Chiaro, questa proposta di legge rimane nel Parlamento italiano, se andremo al governo questa cosa ha la possibilità di andare avanti, ma se no è difficile. E questa è un'altra cosa che dobbiamo dirci: se la politica viene da voi e vi dice io vi voglio rappresentare, votami, e poi quello che succederà facilmente, siccome mediamente non contate tanto, non portate tanti voti, non siete portatori di grande interesse, quindi dirà sì, però facciamo prima altre cose, poi se c'è tempo forse dopo facciamo quello. Io capisco che poi le persone si secchino e cominciano a dire questi ci fanno perdere tempo, è vero, però io voglio dirvi che noi stiamo cercando di fare un processo differente. Questa proposta di legge rimarrà nei cassetti del Parlamento italiano, però ha la possibilità di andare avanti perché noi abbiamo un interesse, un progetto di una società che va in questa direzione. Ok? Non vuol dire che noi domani la prima cosa che faremo al governo sarà questa, questo è chiaro, ci sono tante cose che vanno fatte, però questo è un tema che interessa, che ci interessa, e come dicevo prima, a noi c'è un interesse anche di tipo come modello, come nuovo sperimentazione di nuovi modelli da proporre poi, magari anche declinati in modo più semplice. Per esempio il co-housing è particolarmente interessante, perché tu vai a parlare di anche scelte intermedie che possono essere vissute in maniera più semplice da una persona, che è il grande balzo della... Io, guardate, magari correggetemi se dico stupidaggine, perché io non l'ho vissuto, quindi il grande balzo di dire abbandono il mio lavoro, abbandono la città come potrei fare io, e trovo, appunto, può essere visto come troppo lontano e troppo anche pericoloso, e in una società che spaventa, che ti spaventa, che ti cerca di tenere lì dove sei perché ti dice poi cosa fai, ti trovi in difficoltà, non sai dove vai, ecco. Il co-housing può essere un esperimento di ricostruzione di tessiture sociali, no? di una trama sociale, e di dare opportunità di arricchimento riguardo quelli che sono le modalità di convivenza, perché è anche vero che gli ecovillaggi falliscono perché le persone non sono pronte, fanno qualcosa, hanno una grande motivazione e poi però si trovano anche loro senza gli strumenti, e alcuni ce la fanno perché li trovano questi strumenti, altri invece non ce la fanno. E quindi questo è interessante dal mio punto di vista, perché è un percorso. Noi dobbiamo creare visione e percorsi per arrivare alla visione. Adesso però parlo della proposta di legge. Allora, questa, la proposta di legge l'abbiamo scritta insieme a voi, almeno alcuni di voi, quindi siamo pronti a recepire i vostri input, e consta di 16 articoli. Cioè, si viene delineato nell'articolo 1 l'ambito d'applicazione della proposta di legge, la definizione delle comunità intenzionali, nell'espressione delle finalità sociali, etiche, economiche e culturali, e con attenzione agli intenti volti alla tutela ambientale. Questo è il tema che dicevo prima, è anche poi una questione di come viene raccontata, no? Un esperimento di sostenibilità ambientale, un esperimento poi sociale ma anche di sostenibilità ambientale. L'articolo 2 definisce il regime autorizzativo da parte dei comuni e delle regioni e determina i parametri, i requisiti e i programmi predisposti al raggiungimento di questo scopo. Il regime del... L'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari al riconoscimento delle comunità indispensabili per la determinazione dei diritti, degli oneri e per l'eventuale iscrizione al registro delle comunità. Quello che vi diceva prima lui è indispensabile, seppur può essere vissuto come una violenza, il fatto di iscriversi a un registro. Questo perché noi abbiamo avuto grossi problemi tra di noi a
definire la dicitura di comunità intenzionale per il grandissimo timore che venga utilizzata dagli speculatori. Noi viviamo in un paese maledetto dove quando scrivi una norma non devi pensare soltanto al principio, quello che vuoi, la visione che vuoi raggiungere, ma devi pensare ai furbi che troveranno ogni virgola per farsi i cavoli propri. Questo è brutto, è fastidioso, però noi abbiamo fatto una proposta di legge per la stop al consumo di suolo, perché se voi la guardate dal punto di vista del mondo normale, mettiamo così, del mondo standard, quello con cui i cittadini, oggi c'è un fenomeno di cementificazione dei suoli, distruzione dei suoli agricoli, distruzione dei suoli naturali, un fenomeno che va avanti al ritmo di 8 metri quadri al secondo. Abbiamo bisogno di fermare la cementificazione e la speculazione selvaggia e dobbiamo trovare il modo di discernere tra chi va a occupare un suolo in una certa maniera, in maniera sostenibile, con costruzioni, che ne so, di paglia che non distruggono il suolo sottostante o lo distruggono e lo trasformano il meno possibile e lo fanno per una finalità di rioccupazione sociale, ambientale e quant'altro, e da chi vuole fare una speculazione edilizia finanziaria, e a volte non è così semplice. Quindi l'articolo 4 stabilisce il regime economico, le risorse e gli obblighi. L'articolo 5 definisce il bilancio etico-sociale, mettendo in evidenza l'interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociopolitici. L'articolo 6 definisce le strutture di svolgimento delle attività sociali ed eventuali accordi con gli enti pubblici e le amministrazioni locali. L'articolo 7 stabilisce, ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile, la possibilità per la comunità di acquisire la proprietà dei terreni necessari alla propria costituzione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite all'esclusivo conseguimento delle finalità istituzionali, finalità della comunità. L'articolo 8 stabilisce la gestione dei rifiuti in funzione della sostenibilità ambientale, volta alla limitazione degli scarti, nonché al riuso e riparazione di una parte degli stessi. Voi lo so che mi direte, ma è certo che lo facciamo, che facciamo la discarica abusiva? Però dobbiamo definirlo, mettiamolo sulla carta in maniera che sia anche un obbligo, deve essere una volontà, poi se vogliamo fare una comunità intenzionale di persone, ovviamente se tu punti alla sovranità è ovvio che devi mettere in pratica queste cose. Però l'articolo 9 regola le prestazioni di lavoro interna agli ecovillaggi e sancisce la facoltà della comunità nell'organizzare e diversificare le forme di lavoro. Questo va insomma a ovviare possibilmente a quello che veniva raccontato, cioè il fatto che attualmente è vero che si cerca di separarsi dallo Stato, ma come diceva qualcuno, se tu non ti occupi dello Stato, lo Stato comunque si occupa di te. Magari non si occupa oggi, se ne occupa domani, questa relazione, diciamo, pericolosa, in qualche modo ce l'abbiamo tra i piedi, e quindi è meglio, forse, poi decidono giustamente voi, è meglio definirla in maniera più chiara possibile per evitare poi problemi più avanti. L'articolo 11 stabilisce il regime e la disciplina fiscale compatibili a quelle delle organizzazioni senza fine di lucro e utilità sociale, che sono le ONLUS. L'articolo 12 sancisce i diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica dei membri, da equipararsi a quelli previsti per i componenti della famiglia, come disciplinati dal Codice Civile. L'articolo 13 stabilisce le regole di gestione dell'eredità dei componenti della comunità. L'articolo 14 definisce le modalità di recessione dei rapporti in seno alla comunità, perché giustamente qualcuno vorrebbe anche magari ritornare a fare il cittadino. L'articolo 15 regola le modalità di accesso al registro nazionale delle comunità e gli adeguamenti susseguenti a tale iscrizione. L'articolo 16, l'ultimo, sancisce l'applicabilità per tali comunità della normativa di disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui la legge 7 dicembre 2000 numero 383. Quindi questa proposta di legge oggi la trovate, leggetela, voglio dire, io starò oggi, posso stare qua fino alle 6 circa, quindi se avete piacere di parlarmi, di spiegarmi per come può essere migliorata, potete farlo direttamente, potete scrivermi, potete andare sull'ex, come dicevo, e migliorarla direttamente. La proposta di legge sta lì, verrà depositata il testo definitivo. Come vi dicevo prima, io credo che oggi sia praticamente impossibile che venga discussa da questo Parlamento. Non voglio, diciamo, deprimervi, però questo è lo stato dei fatti. Rimarrà lì. Credo che ci siano... qualora noi avessimo la possibilità di essere al governo di questo paese, ci sono tutti i presupposti perché diventi legge nella modalità più utile
a questo progetto, perché è anche un progetto che ci appartiene, o mi appartiene e ci appartiene. Grazie. Grazie. Ti ringrazio Mirko, è una cosa che possiamo fare tutti noi, è comunque sostenere con, almeno con il nostro intento, con i nostri desideri, e questo lo possiamo fare come singoli, lo potremmo iniziare a fare anche come comunità, il fatto che questa proposta di legge possa andare avanti, no? Chissà che non si riesca a far scaturire un piccolo miracolo, no? Qualcuno di noi ci crede, per cui... Sono stato troppo tranchant, forse perché ti dico, questa è la fase ascendente del Parlamento italiano, mentre all'inizio lavoravamo, lo dico brutalmente, martedì, mercoledì, giovedì, a volte anche venerdì, già oggi, questa ultima settimana si è lavorato martedì e mercoledì, basta, sarà un po' che ci sono le vacanze, però sta scemando, ci sono le riforme costituzionali, sono tutti orientati in quella direzione, vabbè, noi abbiamo un'opinione molto negativa, non so la vostra, insomma, però secondo noi c'è da fare una grande mobilitazione per evitare questa modifica costituzionale, ma questo è un altro discorso. E quindi il Parlamento sta proprio scemando la propria attività. Vedo difficile perché vedo poca attenzione a questo tema, onestamente. Cioè, si fa fatica a fare tantissime cose, e si va avanti per decreti legge spesso che sono più spot. Questo ovviamente è un punto di vista politico, però è il nostro, sono più spot che reali iniziative. C'è una politica che è diventata Twitter, è diventata grazie anche alla complicità di un sistema di informazione oltre il terzo mondo, che è quello italiano, abbiamo, con tutto rispetto per il terzo mondo, ma nel senso sotto, al di sotto, noi siamo al 77° posto per la libertà di informazione, siamo sotto diversi paesi africani, questo volevo dire, no? Quindi per questo io onestamente vi dico che vedo difficile che venga discussa, anche perché i tempi poi sono anche lunghi, se la cosa non è di interesse, se ci fosse un interesse chiaro, tanto per dire, anche rispondere a questa idea che bisogna cambiare la Costituzione per fare leggi più in fretta, se ci fosse un interesse, una proposta di legge va avanti in un paio di mesi, si approva, chiaro, non è un problema, il problema è che non c'è un interesse, e quindi fare questo doppio passaggio Camera-Senato viene affossata, viene lasciata lì e non va avanti, e si va avanti a decreti d'urgenza, però non è una questione di Costituzione, è una questione di volontà politica. Scusami se ho fatto di nuovo... No, figurati. Bene, adesso se abbiamo giusto 5 minuti ancora, 10, prima della fine dello spazio di tempo che ci è dedicato, intanto chiedo a Francesca se ti senti di voler integrare in qualche modo, oppure se lasciamo spazio alle domande, o se c'è qualcun altro che vuole fare una piccola integrazione. Ok, allora lascio ad Alfredo e a Ludovica un attimo. C'è lei che vuole parlare. No, prima la fa parlare lei. Ok, va bene. Certo. Io faccio parte di un ecovillaggio, Tempo di Vivere, in piedi da 2 anni. Ho letto velocemente adesso queste proposte, non voglio entrare nei singoli articoli perché chiaramente... diceva appunto prima, giustamente. Quello che mi sento di dire è che chiaramente quando si entra in una proposta di legge bisogna avere una protocollazione, una regolamentazione che spesso non tiene conto della realtà dei fatti e delle difficoltà che la Costituzione delle comunità trova anche a livello di aggregazione. Per cui, per dire, io mi sono segnata 2 punti, li elenco, ma per far capire, concordo col discorso che contro l'abusivismo, contro chi se ne vuole approfittare, sia necessario un registro che deve avere delle norme. A me quello che, per dire, spaventa, porto le mie paure, noi siamo abituati in comunità a fare questo, sperando poi che venga fatta, la richiesta del riuscire ad accedere a questi requisiti entro un anno. Io credo che, adesso, a parte le comunità storiche, che contano un gran numero di persone, i 10 componenti stabili siano difficili in un anno da avere, perché partire con un gruppo stabile da subito sia difficoltoso. Allora la mia domanda è, ok, e se non ci riusciamo? Cioè, cosa succede? Che disgreghiamo perché non rientriamo più nella legge? Rientriamo in un'altra forma di riconoscimento? Cioè, quali sono i cuscinetti? Perché ci sono comunità di 5-6 persone che hanno una grossa forza potenziale, magari hanno bisogno di 5 anni, magari ne hanno bisogno di 6, e fanno tanto. Noi siamo partiti in 5 con 2 bambini, adesso stiamo per diventare 10, ma in questo momento, al secondo anno di vita, noi ancora non ci siamo, oppure reputo
per quello che vivo io, il nostro ecovillaggio, noi comunque stiamo andando avanti molto bene, in tutti i sensi. Quindi questo lo trovo un po' limitativo ed è quello che a me fa paura, cioè da un lato mi carica la proposta di legge, da un lato mi spaventa. E l'altra cosa è sul riconoscimento e la regolamentazione del lavoro interno, che chiaramente viene fatto secondo delle idee a cui siamo abituati nella società attuale. Noi siamo una comune, noi non abbiamo proprietà privata, non ci diamo stipendi, lavoriamo per il progetto. Quindi non ricadiamo nelle forme riconosciute adesso di lavoro, né retribuito, perché non abbiamo una retribuzione per scelta, non per obbligo. Noi abbiamo scelto questo e per noi sta funzionando bene così. Quindi al di là del livello di fisco, eccetera, certo ci si può trovare una normativa, però in questo caso io leggo il concetto di vita dignitosa, no? Che il lavoro retribuito deve, giustamente il lavoro retribuito deve permettere una vita dignitosa a chi lo fa. Il problema è che forse il nostro concetto di vita dignitosa è diverso da quello di altri. I miei bambini sono 2 anni che si vestono benissimo, io non ho comprato un abito, sono arrivati solo abiti usati. Per mia suocera questo è incredibile, per noi è una meraviglia, a me piace usare abiti di altri bambini. Quindi qual è il concetto di chi lo stabilisce il concetto di vita dignitosa? Noi certe cose non ce le possiamo permettere e probabilmente facciamo una vita più ricca di altre famiglie, quindi mi trovo difficile ecco, riuscire a inquadrare in alcuni criteri alcune realtà che ci sono adesso e che vanno avanti benissimo. Gli elfi sono tantissimi, hanno una vita dignitosa, per me sì. Non la farei quella vita, io sinceramente li stimo e li apprezzo, io personalmente non la farei, per loro è più che dignitosa la vita che fanno, quindi come facciamo a regolamentare una cosa del genere? Anch'io volevo porre, sono Claudio, volevo porre qualche criticità, un paio velocissime, il più veloce possibile, e fare una considerazione iniziale. Innanzitutto trovo interessante la proposta, però mi aggiungo a lei dicendo che ci sono anche delle paure che vengono da esperienze passate, delusioni e fallimenti passati. La considerazione che voglio fare, detta in estrema sintesi con poche parole, quindi sembrerà anche un po' semplice, però diversi autori, comunitaristi o meno, ritengono che sia stata proprio l'emersione dello Stato-Nazione a distruggere le comunità. Adesso, insomma, la mia prima paura è: caspita, adesso stiamo chiedendo all'attore principale di spianamento delle comunità di riconoscere le comunità. Questa è la considerazione preliminare. Le due criticità, velocemente, sono queste. Storicamente, i riconoscimenti giuridici hanno sempre imbrigliato le realtà sorte spontaneamente. Pensiamo alla storia del movimento operaio, le società di mutuo soccorso, le cooperative, le camere del lavoro. Per cui anche da questo punto di vista mi sembra che ci si possa mettere, magari non è detto, ma ci si possa mettere in un cunicolo molto, molto pericoloso, dove può attenderci anche una sorta di normalizzazione, un disinnesco delle prerogative più, passatemi la parola, rivoluzionarie, cioè di cambiamento, ma anche uno stravolgimento, come diceva prima anche Alfredo, che ci dovrebbero essere dei meccanismi di controllo, ed è assolutamente condivisibile dentro la legge. Però di nuovo qua io penso a quella che è stata la parabola della cooperazione sociale in cui ho lavorato tanti anni, in cui si è partita da una fase pionieristica, diciamo così, in cui c'erano delle realtà sane che lavoravano a fianco alle emergenze, agli ultimi, eccetera eccetera, e sono diventate un ambito economico davvero poco piacevole dove lavorare negli ultimi anni. L'ultimissima cosa, e passo il microfono, un'altra criticità che a me preoccupa molto, questo molto in base alla mia esperienza. Io appunto ho fatto associazionismo e cooperazione per tanti anni, soprattutto negli ultimi anni abbiamo creato una cooperativa con amici, anche perché c'era una sorta di progetto comunitario, eccetera, abbiamo fatto un po' di agricoltura, eccetera. Abbiamo avuto delle difficoltà
enormi dal punto di vista burocratico, economico, perché queste sovrastrutture, questi enti, cooperativi, consorzi, eccetera, sono molto 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 onerosi e spesso i piccoli non riescono a maneggiarli. In Val di Susa, da dove vengo io, avevamo una sola cooperativa agricola degna di questo nome, anche molto sostenuta dal territorio. Ha lavorato 5 anni e adesso è in liquidazione perché non riusciva a far fronte, come dire, agli impegni, agli oneri, ai costi che sono sempre, sempre molti. Anche questo per me è una grande preoccupazione. Normalmente c'è un riconoscimento, ma c'è anche un chiedere tanto da questo punto di vista, che faceva emergere anche lei questi aspetti. Grazie e scusate per il tempo. Innanzitutto siamo ancora nell'ambito di un processo, no? Quindi questa legge è emendabile ed è anche migliorabile, non nell'ambito della sua formulazione. Abbiamo intenzione, tra l'altro, e tra l'altro vorremmo parlarne con Mirko Busto dopo, di organizzare un convegno nazionale come con Acreis e Rive proprio su questo tema, in modo di coinvolgere anche l'insieme delle realtà comunitarie che sono presenti all'interno del nostro paese e tutte coloro che ovviamente vogliono parteciparvi e avere la possibilità in questo modo di andare proprio in medias res, cioè praticamente portare avanti una pressione anche di carattere sociale nei confronti degli organi politici affinché ci sia un prestito di attenzione, no? Rispetto a ciò che noi abbiamo intenzione di fare. Quindi questo è secondo me il primo dato, però naturalmente bisogna anche essere chiari e precisi, una legge perfetta non esiste, dobbiamo avere la capacità di migliorarla laddove vediamo che ci sono delle difficoltà notevoli. Io ho già in testa almeno 3 emendamenti, poi te li dirò, ma sono cose molto semplici. No, sempre il solito, ma sono cose però molto semplici, in modo particolare per esempio là dove si parla di agricoltura, quindi delle forme di agricoltura ammesse, parla di agricoltura biologica e biodinamica, invece bisognerebbe mettere altre forme di agricoltura che siano di carattere naturale, quindi aggiungerle in questo senso. Là dove si parla di perseguimento anche di obiettivi, attività di ricerca etica e spirituale, sarebbe meglio dal mio punto di vista mettere e o spirituale, perché non tutte le comunità portano avanti ricerca anche spirituale. Altra cosa che possiamo mettere, è vero che c'è un bel riferimento proprio all'articolo 3 mi pare sulla questione degli usi civici, però la cosa andrebbe meglio specificata dal mio punto di vista per quanto riguarda la possibilità di ottenere, come si può dire, incomodato, no? O comunque di godere in quanto residenti della possibilità di accedere alla gestione degli usi civici. Quindi una formulazione di questo genere va, secondo me, trovata. Si parla della proprietà, ma non si parla per esempio di forme altre, che potrebbe essere appunto quella del comodato e quant'altro. Poi vi è un ultimo riferimento che riguarda vabbè, poi adesso non me lo ricordo, lo scrivo magari più tardi, quindi ne vediamo. Basta. Grazie Alfredo, anche perché con i tempi siamo arrivati un po' ai limiti del pranzo, per cui lascerei una battuta a Ludovica e poi l'ultima volta il microfono a Mirko, se magari volevi integrare sulle domande che sono arrivate nel frattempo. Sì, io così guardando, scorrendo appunto l'introduzione degli articoli, mi è mancata un po' invece la parte riguardante più, come posso dire, salute e benessere, no? Nel senso che queste comunità, oltre a tutto quello che abbiamo scritto qua, danno anche la possibilità di migliorare la qualità della vita, offrire degli strumenti di prevenzione, perché poi comunque ci si ritrova magari
con persone disagiate perché sono state in qualche modo, sono uscite magari dal tessuto produttivo per vari motivi, sono, non so, la famiglia si è sfasciata, hanno avuto, insomma, per prevenire queste situazioni di disagio che poi creano tutta una serie di conseguenze che sono anche tra l'altro onerose per lo Stato, non puoi prendersi cura di, non so, tutte queste situazioni che si vengono a creare. Si potrebbe puntare anche l'attenzione, noi l'abbiamo anche portato, diciamo, nei nostri documenti, nei nostri manifesti, sul fatto che questo tipo di progetti, questo tipo di comunità mirano anche a un miglioramento della qualità della vita, quindi a una prevenzione del disagio, che mi sembra che qua non sia tanto, perché può essere un interesse anche dello Stato, o magari no, cioè, qua dobbiamo sempre fare la differenza se invece l'interesse è proprio quello invece di mantenere le cose come stanno, però mi sembra interessante da questo punto di vista per non entrare poi nell'ambito dell'housing sociale, no, quel punto lì, perché quando si è in situazione di disagio allora si parla di housing sociale, rimanendo in questa parte dove comunque ci troviamo, creare delle situazioni dopo, che portino un benessere, ma un benessere inteso come vivere bene, no, con benessere, non benessere economico, e quindi un miglioramento della qualità della vita, dello star bene delle persone, e quindi una prevenzione conseguente del disagio. Grazie mille. Allora, un'ultima parola a Mirko. Io non so se riuscirò a sciogliere tutte le paure, perché obiettivamente, ribadisco, come è già stato detto, è una proposta. Importante sarebbe fare uno sforzo, vi posso chiedere, di elaborazione anche di una proposta di campo emendativa, nel senso, per esempio, tu mi dici 10 persone entro un anno è può essere un problema, possiamo trovare una forma che tuteli dalla speculazione, tuteli da eventuali usi impropri, ma che faccia salva la necessità, e aiutiamoci in questo senso. Il principio è semplicemente quello di evitare. Penso, no, che il principio dei 10 sia quello di evitare situazioni speculative, finte, diciamo, finte comunità, finti gruppi, quindi è tutto lì. Se troviamo una forma che soddisfa, io sono felice, siete felici anche voi, quindi va bene. Per quanto riguarda il riconoscimento lavorativo, anche lì bisogna trovare una definizione che riesca a diciamo, mettere in pace tutta una serie, un sistema della regolamentazione del lavoro che guarda una società diversa e che d'altra parte tuteli anche qua da forme diverse da quelle che stavi descrivendo, che possono esserci, insomma. Apertura, ma giustamente cerchiamo di trovare delle forme, proporre delle forme e poi salutiamo, in legalese le mettiamo noi, abbiamo gli uffici legislativi apposta, però almeno diciamo un'idea, no? Penso che si possa fare. Per quanto riguarda, adesso forse un po' di cose le perderò, scusatemi, però anche perché non bisogna andare a mangiare, quindi con questa scusa le taglierò. Riguardo la salute e benessere, sicuramente si può mettere negli intenti e certamente è un beneficio per la comunità degli italiani il fatto di avere persone che vivono meglio. Bisognerebbe, questa è una cosa interessante, discutere nella società italiana di che cos'è vivere bene, che cos'è il benessere. Io sono stato in Bolivia, dove hanno organizzato una conferenza internazionale sul cambiamento climatico, ma invece di parlare di energie rinnovabili e magari di shale gas o come si chiama, sequestro della CO2, si sono messi a dire che cos'è il cambiamento climatico, come, adesso prescindere da quello che voi pensiate, come diciamo effetto collaterale di un sistema malato, effetto collaterale di un sistema dove non si discute, cioè non si discute di un'economia impazzita che ha perso il senso, la connessione con la vita quotidiana. Allora discutiamo di vivere bene, che cos'è buon vivere, che cosa vuol dire vivere bene, che cos'è, quali sono le cause di un sistema impazzito che genera come effetto collaterale il cambiamento climatico. Com'è il cambiamento climatico interessa limitatamente, se tu lo studi ti rendi conto che per risolvere quel problema lì devi cambiare il sistema alla radice, se non cambi il sistema alla radice quel problema lì non lo risolverai, troverai tutti i palliativi, e quindi il discutere sarebbe una cosa sacrosanta, non ci si riesce,
in Italia non riesci a fare una discussione su questi temi. La politica italiana è drammaticamente sorda e ancorata a concetti, non lo so neanche da dove, di chi sia la responsabilità, un po' di tutti, un po' di nessuno, no? Però tu non riesci a parlare che se non delle cose di cui si parlano, parlano le aperture dei telegiornali, parlano le aperture dei quotidiani, tutto il resto è filtrato. E quindi no, voglio dire che dovremmo certamente discuterne, questo potrebbe essere uno stimolo e quindi possiamo metterlo, possiamo, e certamente va messo, però è molto ampio il tema, no? Perché giustamente... Okay. Mi riferivo principalmente non per dire questo stile è migliore di altri, no? Ma semplicemente per dire, visto che, come dicevi anche tu o lui forse, dicevi tu dell'atomizzazione, della frammentazione della società, questo porta solitudine, questo porta depressione, questo porta... Cioè mi riferivo proprio a cose molto semplici, sì, no? Di sanitari. Costi sanitari dovuti a uno stile di vita che si è sviluppato in seguito a questo capitalismo sempre più sfrenato, grazie, che è globalizzazione e quant'altro, che ha portato a questa frammentazione che è così, noi diciamo nei nostri slogan è un modo di vivere vecchio come il mondo, perché non stiamo inventando niente, stiamo forse recuperando qualcosa di perduto, però quando queste comunità c'erano, quando c'era una rete, quando si diceva anche prima, se uno perde il lavoro, sei per strada, no? Se tu sei in una rete, se hai attorno a te una comunità, un villaggio, un co-housing, una rete di appoggio è diverso, no? Mi riferivo quindi semplicemente a questo, non voglio dire che lo stile di vita sia migliore di chi magari vive in una villa di superlusso, non era quello, ma proprio come prevenzione di un disagio che c'è, di isolamento, depressione, individualismo, insomma queste cose qua. Il problema è come ne usciamo. Aspetta, c'è la domanda. Allora abbiamo un ultimo intervento da parte di Guerrino, poi lasciamo la parola a Cobolto. Probabilmente dico una cosa un po' che non so nemmeno io quanto è valida, però mi fa pensare il fatto che abbiamo bisogno di essere riconosciuti, come che se noi non fossimo cittadini normali. E questo mi fa pensare, perché quando abbiamo proposto la legge di promozione sociale, poi dopo abbiamo parlato spesso della nostra situazione, perché non eravamo compresi dai politici. Ma però la Costituzione sì che lo dice. E allora perché... Scusate, ma mi sembra di aver perso tempo tanti anni fa. Perché non inseriamo queste cose anche nelle leggi attuali? Senza bisogno di fare dei particolarismi che da una parte ci garantiscono una cosa che abbiamo di diritto e dall'altra forse ci legano delle cose che... Volevo solo provare a dare qualcosa in alto rispetto alla questione della legge che non sarà mai discussa. No, da questo per me quello dopo invece di sicuro. Allora no, non voglio gufare, solo. Guardate, noi abbiamo già vinto, perché siamo qui, perché siamo vivi, perché siamo qui. E abbiamo vinto e vinciamo nel momento in cui continuiamo a incontrarci e a discutere. La fregatura delle fregature non è litigare o avere opinioni diverse, la fregatura è farci dividere dalle opinioni diverse dal litigio. È questo che ci rende unici, perché dall'altra parte c'è un mondo che campa sulla divisione e che si ammazza sul litigio. Questa non è la nostra storia, quindi noi approveremo la legge, il Parlamento approverà la legge, ma certo questo è l'obiettivo ultimo, ma intanto Guerrino, non ti riconoscono se tu stesso non ti riconosci. Se noi ci riconosciamo, partiamo
da un punto che è formidabile, che gli altri non hanno e non avranno mai. Questo è il, secondo me, bisogna essere consapevoli di questo, confrontarci, dirci le cose, trovare una quadra perché la vogliamo trovare, pensando agli altri. Mi piacerebbe molto sviluppare il discorso di co-housing. Noi rappresentiamo nei nostri ecovillaggi comunità la metà del mondo italiano, l'altra metà sta, dal mio punto di vista, chiuso nelle città, dal loro punto di vista sono io che sto dall'altra parte, certamente. Quindi noi dobbiamo pensare agli altri, in questo caso pensare a una soluzione che riguarda la metà, che può riguardare chi è interessato, della metà degli italiani. E questa spinta verso l'altro che ci dà forza e che ci fa rimanere compatti. E questo non ce lo toglierà mai nessuno. Siamo veramente in chiusura. Va bene, io ringrazio tutti veramente, che i partecipanti a tavola rotonda, chi è stato qui ha partecipato con un'attenzione che si faceva percepire anche attraverso il silenzio, si è fatta percepire attraverso le domande che hanno voluto anche entrare in profondità nell'andare a capire questa proposta di legge. Non è l'ultima volta che ne parleremo, come abbiamo sentito da parte di Alfredo, per noi in Rive c'è l'impegno comunque seguire questa proposta perché siamo direttamente interessati e crediamo che possa andare a beneficio di tutte le comunità intenzionali, sia ecovillaggi che co-housing. Grazie mille e buon pranzo a tutti. Grazie.